Noi compriamo il Beckenbauer. 400 milioni. E noi compriamo Riva. E i soldi chi ve li dà? Lulu, siamo mica disperati come voi. Caffè. Vuoi caffè? Vuoi caffè? Come stai, amore? Amore, amore. Tutto qui. Il cervello. Nel cervello c'è la direzione centrale, decide, fai i progetti, i programmi e dai il via alla produzione. Individuo, no? Individuo, entra in pista, si mette in movimento. I bracci, i gun, la bocca, yes, la lingua, tutto. Metti in movimento e... finché non agguanta il cibo, che è la materia prima. Ma che cos'è che dici? Uno, l'individuo lavora per mangiare. Bella scoperta, uè. Mangiare? Viene giù e qui c'è una macchina che schiaccia ed è pronto per l'uscita. Uguale che in una fabbrica. L'individuo è uguale alla fabbrica? Allora? Fabbrica di merda! Merda, 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 questo frasaio qua di mattina presto! No, ma senti, senti, ma... Ma va, va, ma scusa, va. Ragiona, no? Ragiona ma... te, piuttosto. Pensa se avesse un prezzo, eh? Ognuno lì bello, con la sua renditella sicura. Ma sta zitto! Invece niente, chissà dove metterla. Chiudi qua la boccaccia lì. Inquina le acque, la spusa. Che finezza! A te, Arturo, te la farà mangiare. Quando sarai grande, magari con la scusa che la fa ben contro il cancro. Arturo! Lascia stare il pie! Il pie, pie, pie. Ma cos'è un bambino quello lì? È una trofa quello lì. Un marziano lunatico, un venereo. Operai, operaie, vi parlo a nome dei vostri compagni studenti. Sono le 8 del mattino. Oggi, quando uscirete, sarà già buio. Per voi la luce del sole oggi non splenderà. Vi cuocerete al cottimo. 8 ore di cottimo e uscirete stanchi, svuotati, convinti di avere guadagnato la vostra giornata e invece sarete stati derubati, sì, derubati di 8 ore della vostra vita. Non è col cottimo che dovete guadagnare di più, ma col vostro legittimo salario. Se col cottimo Chi è che ti manda te? Ma perché non torni in università a studiare? 10 merdose lire in più! Loro i padroni ne guadagnano 100! Operai, voi state entrando nel carcere! Oggi, dopo 8 ore di lavori forzati, uscirete e sarà buio! Per voi il sole oggi, la luce del giorno oggi non splenderà! Operai, per spezzare l'unione tra padroni e sindacati, vi proponiamo la formazione di comitati unitari di base, l'alleanza rivoluzionaria tra operai.
direzione aziendale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro. Dai, voi, su, passate, su, passate. Lulù, sono due nuovi assunti, per dopodomani li voglio titolari, capito? Via. Venne Tarcisio, di Manfredonia. Cos'è? Come mi chiami? Ma cosa mi importa a me di come ti chiami te? Hai visto? Perso il ritmo. Tra una balla e l'altra un 30 lire di meno. Mi dispiace, non lo sapevo. Silenzio. Questo qui è un mestiere che può fare anche la scimmia. Allora lo puoi fare anche te. Perso il ritmo. In piedi. Così produci la metà. Io ho la prostata. O marchi visita, o ti multo, o stai in piedi. Ma se sto in piedi devo andare sempre lì a pisciare. Che posso stare sempre a pisciare? Ma che minchia devo fare qua? Ma perché non fai la mutua? Ma quale mutua è mutua? Io ho travaglio, o piscio. Questa è la prostata. 200 volte ce l'ho detto. Ma dai, su, dovresti essere contento che la prostata è una malattia da papi, da presidenti, dai. Perdi 2 secondi sul ritorno. Perché non ti ci metti tu, sanguetta? Non vi siete tagliati i capelli. Ma da chi? Allora, a norma del regolamento di sicurezza, come la manodopera femminile, vi dovete mettere la cuffia. Ma va a cagare. Ma chi è che li paga quelli lì? Tutti uniti contro i sindacati! Ma chi è che li paga quelli lì? Sanno tutto. Tentano una manovra scissionista. E organizzata. Per me qua ci sono delle spie. Avvertiamo il sindacato. Preso per un istituto di beneficenza. Menna Tarcisio, di Manfredonia. Menna Tarcisio, e quell'altro? Dino. 40 Salvatore, nativo di Lecce. Massa Ludovico, detto Lulù. Lombardia, quasi Svizzera.
Questa qui invece stacchia dal Gis a Basso Ticino, vergine. Mettetevi tutti e due. Se volete anche il mio di mangiare, prendetelo, prendetelo, perché io tanto non c'ho fame. C'ho uno spacco qui dentro. Scusate, signor Massa, una curiosità, ma voi come fate a coprire quei tempi? È che io in fabbrica mi annoio, mi rompo i coglioni. Allora lavoro, no? Lavoro, cosa devo fare? Senti il concetto. La vita, traguardo, striscione. Tutti dentro in pista. Qui dentro siamo tutti in corsa. Io sono un campioncino qui dentro, lei lo sa, è vero? È vero. E poi ci sono i teroni, come questo qui, Sicilia orientale, che sono tutti dei pendolari. Al mattino arriva qui già stanchi e io li frego sul remo. Io sono riuscito a tirar su 25.000 lire in un mese di cottimo, 25 carte, ma a pedalare, pedalare, perché io mi concentro. Io sono concentrato, sono concentrato. Io ho la tecnica per concentrarmi, lei lo sa. Mi fisso col cervello, penso a un culo. Il culo di quella lì. Qui dentro non c'è mica altro da fare, cosa vuoi fare? Visto che dobbiamo lavorare, lavoriamo, no? Senza tante storie. Capito? Lavora, senza tante storie. Sì, sì, sì. Sì, ho capito, ma voi? Voi quanti anni ci avete? 31. Sono in fabbrica da 15 anni, ho fatto 2 intossicazioni da vernice, c'ho uno squarcio qui dentro, ho fatto l'ulcera. Pronti! Lulù! Lulù! Bisogna rifare i tempi di lavorazione. Pronti! Pronti! Bisogna controllare i cotimi. Capo, io mi fumo la sigaretta. Vuoi vedere? Rendimento assai scarso. Permetti? 14. 35. Dodici. 28. 12. 30. 8. 27. 12. 27. 12. 30. 10. 32. 10. 30. Stop. Vuoi una sigaretta? Ma rendi di più, no? La produzione di questa macchina deve aumentare da 115 a 300 pezzi all'ora, capito? Andiamo alla Sigma, dai. Solo questione di ritmo, dai. Tu sei un cornuto. Ma ragiona, ragiona. Africani della Madonna. Se ferma la macchina perde tempo. Dai. Senti che paura. Se prendo il pezzo in movimento risparmio a 3 secondi. 30. Tacchi. 45. Pezzo in movimento, 3 secondi. 30. Paura fa 90. 48. 3, 3, 3 fa 9 secondi. Conte presto fatto. 30. 48. Stop! Senti Lulù.
Te non muori mica nel tuo letto, sai. Te muori qua, sulla macchina. Indifferente. Io mi fumo una sigaretta, capo. Sì. Dunque questa macchina deve aumentare la produzione da 200 a 250 km all'ora, va bene? Capo! Ma secondo lei, da quando è che vanno in vigore i nuovi tempi? Da subito. Chi l'ha detto? Le macchine l'hanno detto e io lo decido. Ma a noi non ci sta mica bene. E non ci sta bene, no. E prima di fissare i nuovi tempi ci dovete dire quanto ci viene in tasca a noi. Prima si lavora, poi decide la direzione. No, no, nessuna direzione. Qua ne dobbiamo discutere subito. Volete aumentare il rendimento? Aumentate anche il salario. Intanto tutti quelli che hanno lasciato il proprio posto di lavoro vengono multati, va bene? Senti te! Guarda che qui non siamo mica in prigione, sai. Tu devi imparare a discutere con noi altri. Con noi operai bisogna certo. Discutere, ma capito? Zanotti, tutti in multa, al lavoro. Ma cosa fa? Mette le mani addosso adesso. Al proprio posto. Ti apparai una brutta figlia, ma... Le cacche! L'ho inventato io il cotimo! Adesso ho inventato io il cotimo! Pecoroni quelli lì, tutti pecoroni! Parlano, parlano! Ma poi al momento buono si caga sotto. Se ne fregano quelli lì. Magari sono un pezzetto di campagna. Io non c'ho niente. Io c'ho la forza lavoro, solo quello. Ma io me ne frego, io mi concentro. Io penso al culo della D'Algesa, guarda un po'. Ma che chicca la gara D'Algesa? La gara di Ciac che pare impassito a turni dur. Giovanotti, guardare, imparare. Io sono già concentrato. Io sono già in un altro mondo. Pensare solo al pezzo, anche se non serve a niente, ogni pezzo è un buco, ogni buco è un pezzo. Basta non cascare nel buco, per non cascare in questo buco, pensare al culo della D'Algesa, chiaro il concetto? Come spiegavo la mensa, è tutta una questione di tecnica, no? Io mi fisso col cervello e penso al culo della D'Algesa, e via che vado. Un pezzo, un culo, 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 un pezzo, un culo. Un pezzo, un culo, un pezzo. Ti sembra che sono un leccaculo io? Con me? No. E poi chi è che ti dice ste cose? Leccaculo. Leccaculo è uno che servo del padrone. Chi lo conosce il padrone? La fabbrica non è mica come il negozio di parrucchiera. Se per questo vi ho pulito il mio negozio della tua fabbrica. Però il padrone sta lì e se gli capita ti dà anche una smanazzata. In fabbrica il padrone non c'è, c'è la società. Svizzera, America. Liechtenstein. Liechtenstein. Stai male anche stasera? Si riforma. Il ritorno dell'ulcera. Stasera c'ho l'ulcera. Una sera c'è mal di testa, una sera c'è mal di schiena. Tutte scuse, sono stufa. Me lo devi dire te adesso, quando... Perché no, scusa? Te non c'è mai voglia. Sono 3 mesi che prendo la pillola per niente, sono stufa, capito? Piantala. No, piantala lo dico io. Dai un taglio, taglia. Ma cos'è che ti vuoi tagliare? Dov'è che vai adesso? Non andare in salotto. Ma che non metto in disordine, T'ho detto di non andare in salotto, stai qua. Ma perché? Non c'è un televisore anche di là. Se vuoi vedere la televisione, te la guardi qua, te la guardi. Differente. Ma cos'è che borbotti? Cosa? Come si fa per l'amore con la carne in scatola? Sì, cioè, intanto prova a farlo. Tu saresti la mia birra. Prova. Sempre finta. Finti. Sì, sì, capelli finti. Poveretto, tutto vero, carino. No. Sì. Di sempre finta. Capelli finti. Cosa ci avrei io, i capelli finti? Tete, guarda, finte. Tete finte. No, è tutta roba mia, carino. Unghie finte. Tutta roba mia, non cercare delle scuse, va.
Vate a fare una bella visita che è meglio. Va. Va dal dottore, va. Cosa cerco le scuse io? Cosa cerco le scuse io? Ma che la credi che è una macchina che me si cava? Ah, io non me lo ricordo mica. Sai cosa ti dico? Che a me mi viene voglia solo al mattino. Mattino? La sera niente. Al mattino, quando entro in fabbrica, me ne farei anche tre. Ma tu non sei mica lì. Sei nel negozio. Negozio, insomma. La sera niente. Io non so, sarà la stanchezza. Ma lo vuoi capire, brutta porca maledetta, che io per tirar su 20 carte di più al mese mi faccio un culo così? E mi attaccano, mi sfotono, mi contestano. E sono io quello che soffro. Come un cane, guarda. Come un cane. Dai, dai. Dai, va la sua, va la sua. Non fare così. Amore. Ma sì, ma no. Ma sì, ma no. Vieni qua, dai. Dai, amore. Ma sì, ma no. Dai, buono, su. Ma dai, no. Ma sì. Ma sì, ma sì, ma dai. Ma sì. Ma sì. Pezzo, culo, pezzo, culo, pezzo, culo, pezzo. Operai della BAM, i tre sindacati uniti richiamano la lotta contro i ritmi, contro le qualifiche, alla lotta per la salute, per guadagnare più soldi, per avere più tempo a disposizione da stare con i vostri figli e con le vostre mogli. Quando facevate 1000 pezzi al giorno, vi davano 300 lire di cottimo. Ora ne fate 3000 coi nuovi tempi e il cottimo è rimasto sempre lo stesso. Questo vuol dire per la BAM un aumento di miliardi di profitti. Mentre per voi aumentano solo i prezzi. Tutto si paga salato, solo il lavoro in più lo prendono gratis. Il cottimo va pagato di più, più pezzi, più soldi. Più soldi, meno lavoro! Operai, operai, imponete ai sindacati una piattaforma rivoluzionaria! Il cottimo non si contratta, no, si abolisce! La fabbrica è una galera! Dalla galera si evade! No, subito, oppure spaccate tutto! Restiamo coi piedi per terra sempre più! Il nostro obiettivo immediato è la contrattazione del cottimo e delle qualifiche! Facciamo vedere ai padroni la nostra forza! Questa è la voce dei tre sindacati uniti! Tutto oggi e non domani! Tutto oggi! Guarda che le 10.000 lire questa settimana ce le devi dare perché ci servono. No, io non do niente. Ma come si ragiona? Io vivo con quella porca lì e mantengo suo figlio. E te vivi con mia moglie e mantieni mio figlio. Ma signore, perché Armandino è tuo figlio, invece quel bambino che te tiene in casa non è neanche tuo parente. Poi dovrebbe pensarci suo padre. Ma no, il padre non dà niente. Rifiuta. Fa l'impiegato lui, capito? Io non posso prendere il bambino e buttarlo nel cesso. Ah, ma questo a me non mi interessa mica, sai. Arrangiati, sai. Certo che mi arrangio, non do niente. Ehi, stavo proprio pensando a te. Ma va. Perché non confessi che è una balla quella lì che mi hai raccontato che non conosci l'uomo, eh? Ah, che magari qualche cugino in campagna, un ziuccio, un pe, eh? Uè, ma pensi sempre la stessa cosa te, eh? Perché? Cosa vuoi che pensi? Al paradiso. E perché no? Ma è qui il paradiso, guardalo qui il paradiso, è qui. Pronto?
Che fai così purgato, signore? Spezzo io, guarda. Vai piano, piano. I soldi che perdi te li diamo noi. Facciamo una colletta. Massa, la Confindustria al telefono. Ti voglio dal consiglio d'amministrazione! Per farti pulire i cessi! Dovete spezzarvi la spina dorsale per starmi dietro! No! Spezzarvi la spina dorsale! La spina dorsale te la spezzi prima tu, perché io il cotti me lo faccio! Spina dorsale! Buchi! Spezzarsi la spina dorsale per stare dietro a lui, lo dico io. Massa, la vita di un uomo è lunga. Pronti! Pensa alla vecchiaia. Pensa quando avrai la spina dorsale spezzata, sì, ma dall'artrite, all'ospedale, con la broncopolmonite, mezzo cieco, sordo e senza un amico. Spacco il cranio. Spacco. Spacco la testa. Spacco la testa. Faccio un macello, guarda. Faccio schizzare fuori la budella, guarda. Spacco la spina dorsale. Spacco la spina dorsale, guarda. Prendo il mitra, guarda. Troi, 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 troi. Mio figlio. Entra, entra. E di là? C'è di là. Beh, ciao. Sono venuto a trovare l'Armando. Siete contenti? Sì. Hai saputo della disgrazia? Cosa è successo? Ma come? Non ti ha detto che ho perso il dito? Buongiorno. Buonasera. Anche loro non sapevano che ho perso il dito? Non abbiamo saputo niente. Perché l'Armando? Come va? Cosa fai lì? Ciao, papà. Disegno. Ah, disegno. Anche te non sapevi che papà ha perso il dito? Fa vedere. Bacchi, c'è più il dito. Accevicchi. Così, quello lì non ha detto niente. Non ha detto niente per non preoccuparlo. Ha ragione. Ma che discorso è? Uno perde il dito, ci tiene, no? Che almeno suo figlio lo sappia.
È il minimo, no? Il dito del padre per un figlio è sempre il dito del padre. Sì, ma ci dovresti avere anche qualche altra preoccupazione. I soldi per suo figlio un padre li deve dare anche con 9 dita. A meno che qualcuno non abbia interesse a distorcere la verità. Dovreste essere in grado, bambini, di darmi la risposta. Allora mettetevi d'accordo fra di voi e datemi la risposta esatta, mi raccomando, perché io ci tengo molto, voglio. Io esco, questo bellissimo viaggio. Desidero che andiate a. Dove vai, papà? Vado un momento in sezione. Torna subito, per piacere. Il portavoce. Allora lo doveva chiamare zio. Ci viene così, spontaneo. Spontaneo? Lavaggio del cervello. Sto scemo io. Sto scemo io. Se posso chiamare papà, bisogna pagare. Adesso il padre è lui. Nonna, stai zitta. Ginevra, consenti una parola? Stai qua, Stai qua, tesoro. Non cominciare, Chi è? No, non faccio niente. Chi è il padre? Stai calmo, Chi è? Stai fermo. Cosa vi ho fatto io? Tutto. Cosa vi ho fatto io? E non mi toccare. Cosa vi ho fatto io? Non mi toccare, sai. Cosa vi ho fatto io? Non fare come sempre. Non mi toccare. Non mi toccare. Lasciami, stop. Lasciami che ti sono le vecchie. Lasciami, non voglio più. Lasciami, lasciami. Va, va. Matto, sei matto, sei. Ciao a tutti, allegria. Come va il dito, amore? Ti fa male oggi, amore? Sei stato in salotto ieri sera, amore. Te l'ho detto tante volte di non andare in salotto. C'era disordine dappertutto. Ho trovato anche la cenere per terra, Io lì a pulire. Mi sono mancate 1.000 lire ieri sera, amore. Prendetele posate, allineate, allineate. Chi è che è stato a prendere le 1.000 lire, È quello lì che prega. Ma quale quello lì? L'hai preso te per darla a tua moglie, E dimmelo, non mi offendo mica, Potevi anche chiedermele, però, Non lo trovate più, non lo trovate. Dritto il pepe, dritto. T'ha visto Arturo, t'ha visto, amore? Metti un po' in ordine! Non te la prendere con Arturo adesso! Sei stato tu, amore? Dì la verità, Ma che io te ne tiro dentro! Tutta la famiglia ha appetito se c'è Bovito! Bovito! Brito, porca! Visto Meritina? Ha visto Meritina? Visto Meritina? No. Quanti anni hai? Chi ha visto il militino? Ciao Militina, sono venuto a trovarti. Hai saputo che ho perso il dito? Ti ho portato anche quel libretto che mi avevi chiesto. E poi le buste paga. Dice, ore normali, lire 17.400. Sì, ore normali, 17.000. Cottimo. Dammi il tempo, aspetta, sto scrivendo. Scrivi, no? 400. Cottimo, 9.918. Hai visto che ho perso il dito? Guarda qui, scimpanzé, zoo di Stoccolma. Scimpanzé crede davvero di essere un uomo. Ingegnere. Povera bestia. Allora, dai, controlliamo. Festività, 1600. 1600. Ma fai finta di scrivere. No, io scrivo 17.400. Poi mi dice a cosa serve sta roba, Errore. Senti. Sì, che c'è? Come il mangiare? Come alla mensa della Ban. Qui è tutto uguale, come alla fabbrica. È solo che alla sera
Non mi lasciano uscire. Beh, ma dove vuoi andare? Al caffè. Insomma, caffè. Caffè coi compagni. A proposito, parlo sempre di me, i compagni. Parlano, sei ancora un simbolo. Non ci credo. Sì? Io sono matto, mica sono stronzo. Parlano, sei ancora un simbolo. E allora parlano. Parlano male. Parlano male perché c'è sempre il però. Cos'è sto però? Però significa che parlano bene, però a un certo momento, quando il discorso è finito, t'appiccicano un però. E allora giù a distruggere, li conosco, sì, io i compagni. Senti una cosa, senti. Che? Prometti che non ti incazzi come l'altra volta. E perché mi devo incazzare? Io ti chiedo una cosa. Parla. Senti. Che? Com'è che, insomma, come hai capito che stavi diventando matto? Ma sono gli altri che lo decidono quando uno deve diventare matto, però. A dirti la verità, io sono arrivato prima, io li ho fregati, io c'avevo già qualche sospetto, perché il sospetto è come una volpe pelosa, ladra, puttana, vigliacca reazionaria. Ogni tanto mi veniva fuori qualche stranezza. Che stranezze erano? A tavola, quando si mangiano, le posate devono stare tutte belle dritte, in fila, sai, come soldate. Ecco, io stavo a tavola, mangiavo e in quel momento sognavo di essere ancora nella fabbrica. Sapevo. Ma a te ti piacerebbe di sapere che cazzo fabbrichiamo noi nella fabbrica? Questo lo so. Che servono tutti questi, io lo so. Questi pezzi che fanno a milioni. No, io lo so. Io faccio dei pezzi che servono per un motore. Il motore lì, questo motore che poi va a finire in un'altra macchina, no? Che però non è lì. Non è lì. No. Pensa che io un giorno incontrai l'ingegnere. Lo presi per il collo e gli dissi: ma mi dici che cazzo si fabbrica in questa fabbrica? Che cazzo servono questi impegni? Guarda che sennò io t'ammazzo! Però se io chiamo l'infermiere. No. E allora fai il buono. Siamo qui a ragionare, cosa mi vieni fuori con questa roba? Io ragiono però. Se non me lo levavano di sotto lo strozzavo davvero, ma questa Lulù non è pazzia. Perché un uomo ha il diritto di sapere quello che fa, a che cosa serve. Sì o no? Ho ragione? Sì. Li vedi? Li vedi tutti quelli là? Quelli erano operai, contadini, manovali, muratori, poliziotti, impiegati del catasto, beccamorti, ragionieri, uscieri, autisti, operai di prima, di seconda, di terza categoria, anche di sesta, ottava, sedicesima. E i matti ricchi non li tengono qui, no, quelli stanno nascosti nelle cliniche private. Per forza, si capisce, guai se i poveracci sapessero che pure i ricchi diventano matti e gli verrebbe da piangere, no? Ma sono matti quelli lì, ma lascia stare, cosa ti meschi? Lulù, è il danaro, comincia tutto di là. Ah, noi facciamo parte dello stesso giro, padroni e schiavi, dello stesso giro, l'argent, i soldi. Noi diventiamo matti perché ce ne abbiamo pochi e loro diventano matti perché ce ne hanno troppi. E così, in questo inferno, su questo pianeta pieno di ospedali, manicomi, cimiteri, di fabbriche, di caserme, di autobus, che cervella poco a poco se ne scappa. Sciopera. Ah, ti saluto. Beh, buona permanenza. Grazie.
Sciopero, 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 sciopero. Dove vai? Dove vai? Via. Veramente, sono io che devo andare via. Ah, già è vero, scusami tanto, ma io mi sbaglio sempre. Ciao. Denti neri, usate dentifricio scroto pirla. Lulu! Per i vostri bambini, pastina gluteata, creste di Lulu! Mangia creste di gallo. Quando ti ricoverano, porta le armi. Compagni, la direzione è sospesa dal lavoro 6 operai in seguito all'agitazione nata sull'onda della vostra indignazione per l'infortunio del compagno Massa, vittima dei ritmi di lavoro. Ma noi lo diciamo chiaro ai dirigenti e ai padroni della BAM che se non si rimangiano le loro sospensioni, noi uniti, dico uniti, sposteremo la lotta su un piano più duro. Operai, alla violenza padronale si risponde con la violenza operaia. Alla violenza padronale si risponde con l'unità sindacale, l'unità di tutti i lavoratori. Non credetegli di provocazione. Ma chi è che li fa? Tanto si sente. Unità sindacale, unità sindacale, unità sindacale, unità sindacale, sindacato padre. Abbasso i servi e i padroni. Abbasso i servi. Sempre con sta roba nelle orecchie. Devo chiedere un'informazione. Chi sono quelli che hanno sospeso? Io per primo. A parte te. Anche a me mi hanno sospeso. Penso. De Simoni, De Antoni, Celori, Magnolia. Magnolia. E tutti questi qui avrebbero fatto gli eroi per il mio dito. Sì, per te, per il tuo dito. Ma che per il tuo dito? Per la lotta di classe. I padroni sono più prepotenti. E a te perché non, perché non l'ha sospeso? Perché lui è un dritto. Diciamo che ci so fare. Padroni, Borghesi, ancora pochi mesi. Padroni, Borghesi, ancora pochi mesi. Unità sindacale, unità sindacale, unità sindacale, unità sindacale, unità sindacale, ancora pochi mesi. Lavoratori, buongiorno. La direzione aziendale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze. E non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro. Ciao Piero. Come va? Ciao Lulu. Finalmente. Perso il dito. Da quando ti è capitata quella disgrazia lì, la produzione è calata del 7%. Del 7% è calata la produzione. Dal 7%! Qui bisogna far come prima. Bisogna ritrovare quello spirito di collaborazione tra noi che aveva fatto della nostra industria un gioiello, un gioiello in cui si componevano gli interessi dell'operaio e quelli del capitale. Io lo dico per voi. Io sono un dipendente, come voi. Cosa me ne viene in tasca, me? Vogliamo distruggere tutto per una stupida discussione sui tempi del cottimo? No, no, no e poi no. Io vi garantisco che non si torna indietro. Per quattro disgraziati morti di fame che abbiamo tolto dai porcini, non si torna indietro. Anche a costo di pagare, che dico io. Tu sei d'accordo? Tu, Lulu, sei con noi, no? La salute è in meritina. Ok, e buon lavoro. Al lavoro, al lavoro! Suta, Pioi, suta! Al lavoro!
Sei sotto la norma, il ritmo è inferiore a 80. Scusatemi, signor cronometrista, ma io mi regolo secondo la mia velocità di masturbazione. Mi sono spiegato. Lavora, Terrone, se non vuoi tornare in mezzo ai maiali. Ma... di pietra di sé, te diset che te vegnet, e tu te piset. Amore, 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 amore un corno, di notte dormo. Lulù, come va il dito? Il dito è caposanto. Amore, amore, amore. Forza, lavorate! Amore, lavorate! Amore, amore. Che faccio? Sanguetta, dai retta al capo, devi controllarmi. Lulù, ma cosa mi combini? Il rendimento è bassissimo. Gli devi dare dentro, sennò perdi il cottimo, capito? Amore, amore, amore. Forse in questi giorni di festa ti sei un po' arrugginito. Arrugginito l'uccello. Va qui, va qui. Guarda qui che roba, guarda che esploa. Va qui, va qui, va qui. Anche! Cosa hai pensato, Sanguetti? Non è che non posso. È che non ho voglia. Ho altri pensieri per la testa. Ma i tempi che stai facendo sono da bambini! I bambini, è già i bambini che vanno alla scuola, tutta una truffa quella lì. Perché qui non siamo trattati come i bambini che vanno all'asilo infantile? Anzi, al riformatorio! Guarda che se continui così, non solo perdi il cottimo, ma vai sotto la norma e ti devo multare. Amore, amore, è già la multa! Quella multa! Dimenticavo la multa! La multa! Perché allora dai la multa? Avanti, datemi la multa! Però voi mi dovete restituire tutto quello che mi avete rubato! Quando facevo lo stacanoista! Dovete ricaccare tutto! Anche il dito! Cos'è questo qui? Pepe. E questo? Tromba. Questo? Calendario. Per lui è compace qua nel vaso di fiori. Questo è matita. Sempre in disordine. Perché ride? Perché sono contento, guardi, sono contento. Come va col dito? Non c'è più il dito. Si sente meno matto? Cosa vuole che sia per me, dito più, dito meno? Rifletta bene. A che cosa le fa pensare questo dito? A Rusel. No, all'uccello. Lei allude al membro virile? Proprio a quello. Se vogliamo essere conseguenti, lei dunque, senza quel dito, è come se fosse castrato. Guardi, anzi, che dopo l'incidente, a me mi ha aumentato il ritmo. Me ne faccio anche tre per notte.
Senta, scherzi a parte. Cosa pensa di me? Cosa le hanno detto? Che a me le donne sono sempre piaciute. Sono uno normale, sono come tutti gli altri. Se mi sono diviso da mia moglie, è per questione di carattere. Con Lidia, la parrucchiera, no, che convivo, a me mi tira sempre come la prima volta. Guardi che ci vogliamo bene. E quella lì è una donna che si farebbe spaccare in quattro per me. E abbiamo anche qualche soldo da parte, pensi un po'. Le piace il denaro? Certo. Eppure dopo l'infortunio, e forse a causa di quello, lei dimostra chiari disturbi verso il problema del lavoro e quindi del denaro. Perché? Esatto, perché? Rosso, fatti perquisire. Ma io non rubo. Dai, decidi ad imparziare, mica noi. Ma io me ne sbatto le mani, vabbè, sai. Controllo, Massa. Dai, su. Metto noi mano addosso. Operaio, non lasciarti perquisire. La violenza padronale ti perseguita dappertutto. Il tuo corpo frugato sempre come la tua mente. Ma cosa dici? Cosa dici? E adesso dove vai? A passare il tuo tempo libero. E come lo passi il tuo tempo libero? Davanti al televisore o al biliardo? O a parlare di calcio, eh? La crisi della Juventus è in pieno svolgimento. Devi telefonare ad Agnelli, prendere delle decisioni, Oppure che il tempo passa, torna tua moglie e che gli dici? Oppure vai a fare un altro lavoro. Tira giù e manda la macchina, Marco! Perché i soldi che ti dà il padrone non ti bastano mai. Perché sono pochi, non ti bastano mai. Perché te la prendi? Prenditela con i dirigenti. Se sei così forte, prenditela con i dirigenti. Picchia un compagno, picchia. Domattina, quando torni in fabbrica, picchia un dirigente. Compagno, ati, beati. Ti spezzo, guarda. Devi lasciar perdere. Vai da papà. Ma di questo passo dove andrai a finire? Unisciti a noi invece di fare l'autista! Ma perché? Non può parlare! Non contro i padroni! Mandano lì lo schiavo che va a casa! Lulù, ma che è vita questa? Che è vita? Schiavo! Schiavo! Partita! Vergognati! Vergognati! Solo questo sai fare! Solo questo sei capace di fare! Sei uno schiavo e nient'altro! Hai capito? Insomma, qui si è parlato finora solo dell'aspetto negativo del cotimo. Ma cari compagni, a voi altri le 20.000 lire del cotimo, ma vi puzzano nella busta? A me mi pare che il cotimo sia una cosa importante, e cioè... Con chi c'è più la busta paga e trovate dentro le 20.000 lire del cotimo, fammi a piacere! Siamo stufi di sentir parlare bene del cottimo e intanto ci sfruttano! Siamo stanchi di sopportare! Votiamo! Io sono per il cottimo, ma contestato fino al millesimo! Cioè ad ottenere il massimo possibile! Ascoltate! Ascoltate! Ripeto, per chi non avesse capito o fosse arrivato in questo momento, che chi è favorevole all'abolizione immediata del cottimo, alzi la mano! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 voti! 12 voti! Un momento! Un momento! Servi! Seconda votazione! Chi è per una lotta articolata che porti alla contrattazione? Tramite delegato di linea. Del cottimo. Volta per volta. Di situazione in situazione. Alzi la mano. Ecco! E adesso se non basta, passiamo alla seconda votazione! Aspettate! Ascoltate!
Ascoltatemi! Vi prego! Io propongo una cosa! Questo! Chi è per lo sciopero ad oltranza? Alzi la mano! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Si vota adesso su un'altra proposta! Chi è per un'azione articolata che a cominciare dal lunedì per 2 ore al giorno si fa sciopero? Alzi la mano! È questa la risposta alle provocazioni! Perché è la maggioranza che decide democraticamente, capito là in fondo? Le assemblee ce le siamo conquistate con le lotte e adesso voi le sabotate! Fascisti! Voi! Lasciatelo parlare, signore, fate parlare lui. Siete voi, tutta colpa vostra, col vostro Cottimo che mi sono ammalato. Voi non ci pensate, giù le vasche, l'umidità, i gas, provateci, provateci. Hai ragione. Anche no, adesso guarda, vado su io a parlare. Vai. Io non so come chiamarvi, signori lavoratori, operai, compagni, signori compagni, insomma non lo so. Ma Piatra, vieni qua, vieni a tu, parlare al microfono. Dammi il microfono. Vieni qua. Vada un momento solo. Lo studente lì fuori ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Questo pro forma. Allora io dico, già che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo cottimo? Così lavoriamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare. Le donne ci sbattono a noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare. Avanti, avanti, avanti! Avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte! E così da questo inferno, sempre senza staccare, passiamo direttamente a quell'altro inferno che te l'hai distesa, Sentimi bene, Massa, te che adesso parli tanto. Ma dov'è che eri? Sì. Quando noi altri, coi compagni del sindacato, abbiamo fondato il sindacato qua della fabbrica, della BAN. Dov'è che eri, Rispondi. E dov'è che ero? Dov'è che ero? Facevo il cottimista. Seguivo la politica dei sindacati. Lavoravo per la produttività, incrementavo! È vero! È giusto! E adesso? Adesso cosa sono diventato? Guarda, sono diventato una bestia, guarda, sono diventato... Beh, sei una bestia, mica noi altri. Lo studente, lì fuori, dice... Aspetta, concetto. Dice, ecco, che noi siamo come le macchine, capito? Che io sono una macchina, io sono una puleggia, io sono un bulone. Io sono una vite, io sono una cinta di trasmissione, io sono una pompa! E la pompa è rotta! No, più! E non c'è più Enzo di aggiustare la pompa adesso! Io propongo questa proposta! Di lasciare subito il lavoro di... E chi non lascia il lavoro subito adesso è un cromino, è un faccia di merda. Massa! Aspetta, stammi a sentire. La rottura dell'unità sindacale che tanto faticosamente abbiamo conquistato rientra nel gioco politico che fanno i padroni. Dobbiamo stare tutti uniti se vogliamo realmente vincere. Una politica estremistica, avventuristica, si risolverebbe facendo il gioco delle destre. Per cui cercate di capire, compagno Massa, cerchiamo di capire tutti. Bisogna restare uniti. Ah, vale i barboni come corrono. Aspetta gli operai loro. Bella la traccia di merda agli operai. Merda agli operai. Andate a divertirvi voi che avete la grana. Ad aspettate gli operai, vale come corrono. Come è andata? Si è rimasti in quasi non niente, sì. Io ho detto, no? Quel che dovevo dire, ho detto anche i concetti. Niente, va. Stanno ancora entrando per il lì. Quei là si sono cagati a loro. Dai, andiamo dall'altra parte.
Venduti! Fascisti! Gagone! La che è lì dell'imperialista! A che ora finisce questo tour? Adesso! Andiamo! Ai cancelli, ai cancelli! Eccoci qui, guarda che roba, c'è niente qui. Questo qui è un posto dove io ho lavorato, alle vernici. Vuoto adesso. Padrone è dentro, no? Per bancarotta fraudolenta. C'è un po' di riscaldamento. Senti, ma è la prima volta davvero. Ma adesso dai, non perdiamo tempo, ci spogliamo, mettiamo la roba lì dietro. Ti va? Dai che stiamo bene qui. Con soli. Ma senti, ma com'è che si fa? Io ho paura. Non ho paura, dai. Ma mi fai male? Ma no, lasciati guidare da me. Ti porto. Ma no, non mi fai male. Ma no, che non ti faccio niente, dai, non ti faccio male. E se mi sento male mi aiuti? Mettili dietro. Io sarei pronto. Aspetta, perché io non ho tolto niente, i calzoni, ma devo togliere tutto. C'ho un baretto qui dentro, anche servizio. Ma io sono stemmio, non bevo, no. No, io ho paura. No, io. Ma quale paura? Buttagiù. Ma perché ti levi i pantaloni? Se per questo tolgo anche le mutande. Ma no, le mutande tolgo no. Tu tieni qualcosa che più sai. Sì, io tengo. Sì, io tengo le mutande. No, io tolgo tutto. Io voglio un bacio. Sì, ecco. Tu l'orologetto. No, l'orologetto no. Taglia. Chissà che succederà. Ma no, vedrai che non ti succede niente, ti fa bene, anzi. Vienimi sopra te, no? Sopra. Adesso, a rotazione, te ti devi alzare. Ma batto la testa. Guarda. Ecco. Ma è un casino. No, che non è un casino. Attenta al cambio. Sì, sto attenta devi al cambio. Devi solo stare attenta al cambio. Aspetta, fare molta calma. Attenzione. Ecco. Sì. Così. Io adesso butto giù. Hai il volante anche. Fatti fare apposta. Aia, ma senti, ecco. Io ho paura. Hai il cambio. Ma no, ma cosa sì, vuoi dire? Sì, ma paura? Dai. Guarda, guarda. Madonna, solo, che mi solo questo braccio. Qui. Ma io vergogna. Così, dai. Cosa vuoi che no. Sia? Aia, il cambio. No, ma che mano, mano dove? Ma, aia! Leva la manina. Leva. Così. Aia! Aia, porca, mi fai male. Ma no, che non è mica niente. Aia. Ma dai, cosa ti faccio? Ti ho fatto sì. Qualcosa fino adesso. Male. Ma no, che non ti ho fatto niente. No, aspetta, adesso mi fa male. Già, aspetta, io, no, guarda, non riesco a muovermi. Con calma. Dove vado? Aspetta. Dov'è che mi metto? Aspetta. Ecco, è la gamba, sì, no? La gamba? No, ma guarda. Sì. Scusa, dai retta, ma che c'ho esperienza, sì. No? Ecco. Metti. Dove? Ma io perché dove la metto? Il piede, ecco, guarda, il piede. Sì, quale? Se allunghi il piede. E io non tirare. Ma no, scusa, io non ci sto, c'è il volante. Io il cambio. Ecco. Cos'è sto problema? Vieni qua. Passami. Ecco. Passami l'altro piede. Eccolo. Lo appoggi lì? Sì. Ma. I capelli. Aia. Ecco. Tagliate i capelli. Bocca. Sì. Ma. Che freddo, Dio. Che freddo. Ma come sono con te? Ecco, finito. Finito adesso, finito. Già finito.
Bella. È un anno che ce l'ho, ma la guardo ancora. C'è niente da dire. Macchina indovinata. Tu non puoi sapere il piacere che mi hai fatto. Perché in confidenza con quella brutta porca lì, a me non mi tira più. Allora ho detto, vuoi vedere che faccio la fine del militina? Avevo dato la colpa alla fabbrica, tutto il giorno lì a pedalare, dico, ma come, a 31 anni? Io non ho mica sentito niente. sentito niente. Io sento solo male e basta, e adesso? E adesso cosa? Ma è amore questo qua? Amore, amore. Amore si fa, e quando è fatto, è fatto. E uno ritorna in sé. Già, come le bestie. Come le bestie, come le bestie. Ce l'ho i piedi io, le mani, yes, l'usel. Allora, come le bestie, bestie. E la cosa più sexy. E quando è fatto? Quando è fatto, no? Vaffanculo. Portami a casa che devo lavarmi. Le donne, la prima volta non sento mica niente. Sentono a 30 anni. C'è mica bisogno di insultare, no? Dovresti pagarlo il tuo Lulu per questa bella manovalata che si è fatto. Cosa vuoi? La realtà è la realtà. C'è mica altro. Compagni operai, la vostra assemblea ha deciso 2 ore di sciopero per la regolamentazione del cottimo. I 3 sindacati uniti vi invitano a non accettare provocazioni. Lavoratori, 2 ore di sciopero non bastano a risolvere il problema. Venite. Del cottimo. Lavoratori, non fatevi ingannare. No, la polizia, basta con le provocazioni. Del vostro potere. Perché tutta questa calma, polizia? Calma. È uno sciopero pacifico di solo 2 ore. Dobbiamo garantire la libertà di lavoro. Allora perché siete armati di baghetti? Non accettate provocazioni, calma! Né dalla polizia, né su istigazione degli estremisti. Noi hanno convocato la polizia di classe perché vogliono il discorso e lo fanno. Bisogna lottare uniti contro lo sfruttamento patronale. Operai, seguite l'esempio dei vostri compagni che sono qui con noi. 2 ore di sciopero non servono a niente. Meglio star fuori tutto il giorno e la notte. Piuttosto lavorare ai bagni, per 106.000 lire al mese io ci rimetto la pelle, la pelle! Ma che intenzioni avete? Oggi non entra nessuno, nemmeno i dirigenti. Ma c'è la polizia, cosa dobbiamo fare? La polizia c'è sempre. E se non c'è qualche venduto che la chiama si trova. Certo! La fabbrica va avanti, se noi altri siamo là dentro, ma se noi altri siamo qui fuori. Cosa vanno dentro a fare i dirigenti? Sì, va bene, ma per noi non è arrivato ancora il momento, né qui né altrove, di provocare lo scontro. Per voi non è mai stato il momento dello scontro, né coi padroni. Senti, né con la polizia. Io te ancora non ti ho capito, non ti ho capito ancora. Noi continueremo a fare 2 ore di sciopero al giorno finché non avremo raggiunto le nostre rivendicazioni, chiaro? Sabato all'assemblea si disse 2 ore, non la rivoluzione, 2 ore di sciopero. Ma tu con chi stai, eh? Io sto con la maggioranza. Ma noi con loro. Calma. Oggi i dirigenti non entrano. Andiamo. Formate i picchetti qua davanti! Formate i picchetti qua davanti! I compagni del servizio d'ordine al loro posto! Compagni operai! Il comitato operai studenti vi chiama alla lotta per l'abolizione del cottimo! Nessuno deve entrare in fabbrica, neanche i dirigenti! Fuori, fuori a prendere il freddo con noi! Questi dirigenti! Che organizzano scientificamente il vostro sfruttamento! Compagni operai! I picchetti sono la forza della classe operaia! L'espressione della disciplina di classe! Tutti devono fare il picchettaggio! I grumiri devono sbattere il muso contro la forza dell'unità sindacale! Lasciateli scendere dalle loro automobili! Largo, largo, largo! Dispartitevi! Fate passare!
perché li riconosciamo! Che mostrino le loro facce! Madonna mia, questi riescono a salire. Io odio, odio la violenza. Ehi, uniti! Non facciamo passare nessuno! Dove vai? Dove vai? È pericoloso! Che si facciano! Vieni giù, San Qualca! Vieni giù, ti stacco un orecchio, guarda! Stacco un orecchio, cosa vai a fare? Cosa vai a fare, la No. Ah, cosa vai a fare, la Le orecchie no. Cosa vai a fare, la Cosa vuoi fare, la Avanti, dammi il microfono qui. Parla, dillo a tutti! Cosa vai a fare, ti vedo! Come non va? Dentro! Come non va? Dove va dentro? Allora stai qui, no? Stai qui! Stai qui con noi! Stai qui con noi, non va dentro! Non va dentro, sta qui con noi. Sta qui. Avanti, tiriamolo su. Facciamo vedere. Dì agli altri che lo fa dentro. Dì agli altri che lo fa dentro. Indietro. Indietro. Indietro, indietro. Indietro. Calma. Statevi calmi. Lo dico nel vostro interesse. Calma, calma. Buongiorno, ingegnere. C'è un po' di disordine qua. Comunque lei non si preoccupi, è un po' di sciopero dell'operaio. La vada avanti tranquillamente che noi garantiamo tutto. Prego, prego. Sei sola? Sono sola, sì, con chi è che devo essere? Esatto. Chi era figlia, Billy, che estenuata nel minore. Ah, toh, c'avevi i pacchetti. Cioè, vieni dentro, vieni dentro. Ti sei picchiato di nuovo? Eh? Il nome del re che diede ospitalità a Dedalo dopo la sua fuga aerea da Creta. Coccalo. Coccalo, esatto. Allora, vogliamo fare un po' di cocchi, Sabina? Dunque abbiamo 6 risposte. Ma... Vieni, no? Ecco, il campione non si intende. Questa è la mia signora. Lavora presso un negozio di parrucchiera. Questi sono i compagni. Cos'è che sono? Studenti, no? Arturo! Lascialo lì, così impara qualche cosa. Studente anche lui, no? Arturo! Fuori! Che corsa abbiamo fatto? La casa piena di estranei.
Adesso mi manca qualcosa, lo so io. Ecco, la spina col cane, vedere in giro. Almeno frequentiamo qualcuno. Cane. Sì, che belle facce che vediamo. Sentissi come parlo, non si capisce niente. Mi manca la spina. Mi manca la spina col cane. Che spina è? Quella col cagnolino. Eccola lì. Sono latitanti. Ti hai portato quei barboni in casa per non star mica solo con me. Ma non facciamoci riconoscere. Non facciamoci riconoscere. E levati sta roba dalla testa. Dai, vieni di là. Chi è che è? Sono io. Entra. Quella, ci abbiamo un affare qui. Ciao. L'ingegnere gli è venuto un colasso e l'ha portato alla Neuro. Tutti i giornali ne parlano. In cronaca nera, ovvio. La cucina dov'è qui? 8 feriti tra le forze dell'ordine, noi 20 contusi. Poi fate un panino, lei. Ehi, sei stato fotografato, eh? Adesso ti ha preso di mira i carabinieri. Cosa si dice in città? I revisionisti sono isolati, battuti. Livia. Adesso sei brava. Guarda, mi ero dimenticato di dirti che i ricercati resteranno qui a dormire per 2 o 3 sere. Quadro! Ma sì, scusa un momentino, c'è la televisione. Ci sarebbero delle uova? No, non ci sono più di uova. La teoria è corretta. Lo scontro crea l'unità. Se avessimo un forte partito, rivoluzionario, arriveremo allo scontro decisivo nel giro di pochi mesi. Gli operai sono pronti per il potere, altro che Cottimo. Urca! Gli operai, hai sentito? Gli operai, questo qui, ma questo qui è un incapace. Li conosco io, gli operai, altro che comunismo. Senti, vai qui di fronte a farti prestare 2 uova, fai la buona. No, te le vai a prendere te le tue uova. Eccolo qua il tuo comunismo. Ma cosa c'entra il comunismo? C'entra come? Perché dopo è così che farete. Le uova. Ma perché quando andate a Roma lì al governo, cos'è che fate? Ma cosa fate? Facciamo via tutti i padroni, no? È logico. Ma perché te senza i padroni cos'è che saresti? Un morto di fame saresti! E invece guarda qua che ci hanno dato tutto e ci avresti anche un avvenire sicuro con i padroni! Cosa dici? Cosa parli? E lasciala parlare, no? Taglia le fotografie di Agnelli quella lì! Ma perché non parli? Certo che parli! Ma che non posso neanche parlare! Io non posso cosa ci racconti! C'è la libertà di scuola! Ecco il vostro comunismo, la vostra libertà! Io parlo e come? Perché tanto io comunista non diventerò mai! Mai! Perché sono per la libertà, io hai capito? E a me mi piace il visone! Sì, mi piace il visone! E un giorno ce l'avrò perché me lo merito! Hai capito? Perché lavoro io! È da quando avevo 12 anni che lavoro, hai capito? E me lo merito, sono brava! Arturo! Vai Arturo, vai dalla mamma che ti fa la pellicetta anche a te. Vai. Agnelli ti fa il visone. E pensare che l'ha sfruttata pure lei. Poveretta, la verità, non c'è da meravigliarci. È una riprova delle nostre analisi. Sono proprio le contraddizioni che esplodono in questo tipo di famiglia. Il proletario medio è sfruttato in fabbrica, però si modella sugli esempi che gli vengono dati dalla televisione. Dai quotidiani, dai rotocalchi, dal cinema. Vive da povero, da miserabile, però imitando sempre il suo sfruttatore. Mamma, perché andiamo via? Perché sì? Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Ma no, ma guarda, ma lascia stare, ma no. Ma guarda, rimettili sta roba. Rimettili sta roba. Così mi ricompensi a me che ti ho perdonato tante volte. Queste sono altre questioni. Guarda, la pellicetta te la faccio io. Cappotto Arturo. Basta. Non ho detto. Torna dal tuo guarda che io non ho detto una parola. Ricordati. Dillo a tua madre. Cosa ho detto io stasera? Cosa ho detto? Ho detto qualcosa. Arturo, ti figuri che abbia fatto tanto qui dentro. Basta, non ne posso più. Senti, Arturo, vieni via. Resta, resta. Vieni via. Ci sono anche gli studenti. Resta. Ma non è mica il tuo papà quello lì. Il bambino no. Cretino. Il bambino no. Il bambino, il bambino. Ma basta con questa commedia, allora, ipocriti. Vai, vai con la mamma, vai, vai. Dai, ne abbiamo già fatte povere figure qui dentro. Ma cosa piangi? Non li fa finta di volerti bene. Ma non ti ricordi le sberle che ti ha dato? Mettila! Mi sembra ridicolo. Ma non va a chiamare nessuno, guarda, non va a chiamare nessuno, guarda. Per me quella è andata a chiamare la polizia. Per forza. Ma no, ma volta democrazia cristiana, ma è buona. Senti, diglielo te che la conosci. Ma no, guarda, la conosci. La lancia rivoluzionaria. Per favore. Ma dai. Ma va. Sono le 8 meno un quarto, mi
entrare. Come non posso? Aspetta un momento. Ma come non posso entrare? C'è una lettera per te. Ma quale lettera? Vuole una lettera. Ma perché non posso entrare? C'è qui una lettera per te. Non mi fare entrare! Ecco, avete visto come va a finire con il vostro estremismo? Con il vostro risultato, con avete messo in mezzo alla strada! Ci danno di mezzo. L'operaio non è mio figlio di papà! E basta! No, non faccio niente! Non faccio niente! Sono tranquillo, basta, ci passiamo noi! Avete visto? Ho perso il posto! Assemblea! Prima mi metto sotto l'automobile! Poi mi licenziano! Adesso facciamo la serata! Ce con me! Mi voglio morto! Scioperate! Scioperate, operai, compagni! Facciamo lo sciopero! Assemblea! Assemblea! E perdi il posto! La facciamo pagare, vado a pescare eh? Cortina! Ma io, un operaio come me! Dove è che vado? Dove vado? Dove andiamo noi? Andiamo a scuola? Andiamo a teatro? A cimitero? Andiamo a noi al cu? Andate alla mamma? Dove andiamo? Dove andiamo? Dove che andiamo? Dove? Dove? Dov'è il piccolo della barca? Al liceo Pisacane. Ma come il Pisacane? Io ho perso il posto. Al cervello, chi te l'ha fatto fare? E pensare che eri il cocco dell'ingegnere, ma sei diventato matto. Via, via! Attaccamolo, attaccamolo, lui! Ma fatti visitare, va? Che in città c'è i bravi dottori! Vai a letto a dormire! Va, va, Lulu! Massa, massa! Senti, l'assemblea è lunga e difficile. Senti, non ti scoraggiare, va bene? Lo so, però, lo so. Senti, all'uscita! Va bene, dentro. Aspettami all'uscita! Stai tranquillo, all'uscita, mazza! All'uscita! Com'è il risultato? È buono? Com'è? Senti, Lulu, l'assemblea ha respinto la proposta dello sciopero ad oltranza. Adesso respinto noi torniamo lì, riproviamo, sentiamo i lavoratori, può darsi che riprovando questi si convincano. L'assemblea ha deciso di non deviare dal piano dell'agitazione, capisci? Li conosci, lo sai come sono fatti quelli lì. Sapevo. Vedi, Lulu, la situazione è quella di regolamentare i corpi, perché qui non si tratta di fare la rivoluzione, qui non si tratta di mettersi in moto, qui invece fai sempre giravolte, fai. Ma poi ogni volta che facciamo sciopero, ma non è mica solo il padrone che ci perde, siamo anche noi che non portiamo a casa dei bei danè, capisci? I danè, ma chi? Il 10.000 lire per il mantenimento del bambino. Adesso te lo do, questo pro forma. E all'Armandino dagli anche questa lettera, che se la metti in cornice, l'Armandino. Ha respinto loro. Mammiferi noi, Danè. Servono lui. Va a darglieli. Lulu! Lulu, io ti assicuro che i sindacati ti difenderanno fino in fondo. Mi porta a me. Ma tu sta attento. Aiutaci anche tu. Cerca di capire. Ma cosa importa? L'isolamento è brutto, Lulu. Stai attento. Io adesso devo tornare dentro. Stai tranquillo. No! Permesso, per me è permesso. Lui mi conosce, sono quello della BA, ho perso il posto, ho perso il dito. Ti ricordi dove vado? Laggiù in fondo, là. Perché lui lo fate passare? Perché lui sì?
Sarebbero studenti anche loro? Siamo emigranti siciliani noi. Ehi! Ehi, solo lui, sono io. Sono io. Saputo che ho perso il posto, eh? Lo so, lo so. Lo so, stai qui a dormire. Dico, ma stamattina potevi venir lì. Non possiamo stare dappertutto. Ma almeno tu? Io faccio quello che posso. Siamo ancora in pochi. Ieri eravamo nelle officine, oggi nelle scuole. E domani semmai saremo giù. Minchia, il manicomio con Militina, guarda. Noi cerchiamo col nostro lavoro di far esplodere le contraddizioni per cambiare questo sistema di vita. Ma mi avete cambiato a me che ho perso il posto. È che fino a quando obbedisci al padrone nessuno ti tocca, eh? Poi a un certo punto prendi coscienza e sei fottuto. Ma questo lo dovevi sapere, no Lulu? Non è una novità. Mica scemo. Lo so anch'io come stanno le cose, lo so anch'io. Ma lei adesso, perché? Andiamo, venite con questi studenti davanti alla fabbrica, no? Siamo divisi e siamo pochi. Pochi. Io devo mangiare, capito? Dovresti sapere che da mangiare si trova sempre. Voglio mica l'elemosina. Come non detto. Guarda, io... Pedalare, guarda. Indifferente. Il tuo è un caso individuale, personale. E non è questo che ci interessa. Noi vogliamo un discorso di classe. Vuoi un discorso personale, eh? Vuoi? Lo vuoi il mio, eh? Cosa mi frega del discorso personale? Toh, guardami in faccia. Ho 30 anni. Guarda come sono ridotto. Eh? Sono fuori corso. Non gridare. Ho fatto soltanto 3 esami. Non sono gridare. Malato di piorrea, sono. E io ho fatto l'intossicazione alla vernice, va bene? E io c'ho la piorrea, va bene? Massa, dove da sei andato? Da dove sbucate voi due, ti per favore? Ti stavamo aspettando, lo so. Tieni giù le mani. Cosa devo fare adesso? Ma che mi frega di cosa devi fare? Aspetta. Quello che ti pare. Ci sono 1000 modi di vivere. Prova a cambiare, eh? Prova a cambiare, a non vivere come sei stato abituato. Resta qui con noi. Ormai sei disoccupato, puoi fare quello che vuoi. Tanto da mangiare si rimedia sempre qualche cosa. Se ti va, puoi anche militare a tempo pieno. Senti. Guarda, non farlo spiritoso, guarda, tieni giù le mani. Così. Massa, sarei guarda, assunto. Io già preso io delle decisioni che... So io cosa devo fare da me. Arrivederci, tante belle cose, nuovamente. Massa, perché non resti qui? Te sei studente, vado. Sì, è vero, sono studente. Te la sei sera. Studente, vado. È logico, lavoro e mi pago gli studi. Non dire puttanate, dai. E te cosa sei, io? Studentessa adesso? Io? Studentessa? Perché? Senti, ciao, lascia la corazza, fai andar via la gente. Perché non resti fai qui? Fai andar via la studente. Con lo studente che devi studenti. Stare. Ecco, il movimento bravi, studentesco, la battuta. L'operaio deve fare lo devi riconoscere. Anche per prima in fabbrica sì, non avevate che fare. Ma no, la testa. Svessera, guarda. Non puoi andare via così. Sì, senti, ecco, per farti bravi. Riassumere ci vorrà una lotta. Sì, ma perché te ne vai? Ma non ti isolare, buon resta studio, che compagno. È meglio per te. È meglio... Ma vaffate. Mi sembrate operai piccoli. Che cos'è che fai da queste parti? Niente. Sono qui. Sono venuto a trovarti. Mi fa piacere. La mamma non viene mai a prendermi a scuola. A casa ci vado da solo. E io invece sono venuto a trovarti. Ragiona, no? E tuo figlio l'Armando cosa fa? Sta con te? Adesso un po' che non lo vedo. Poi un giorno andiamo a girare insieme. Bisogna vedere se la mamma mi lascia venire con te. C'ha un carattere quella lì.
Cosa dici di me, tua madre, adesso? Dice sempre, quel disgraziato, e poi piange. Ma perché strilli sempre? Tu stai bene con me? Sì. Sembrate operai piccoli. Tu da che parte vai? Io vado di là, no? Io vado di qua. Ciao. Ci vediamo. Sì. Ciao. La tempesta che perversò sull'Atlantico si sposta lentamente verso il Kazakistan. Piove piscio da due giorni su tutta la Lombardia. 100 morti, 10 dispersi. 20. Vieri, Burnic, Facchetti, Suarez, Amarildo, Lodetti. Tuo frate come sta? Faccio, va bene. Tuo fatto male te? Se aggrotti le sopracciglia, ti viene in mente uno stratagemma. Wow. Se vuoi diventare matto, credi a me, devi tornare in fabbrica. Io sono diventato matto in fabbrica. Sto muro, un muro, il muro, giù il muro, giù, vieni su, e giù su, e giù contro sto muro, su, vieni su. Liquidazione, spissala, emigrate. Coppie innamorati, 8.500, se me ne danno, due giorni di lavoro.
stampata o in eto dorato, con stampa estera, su maiolica. Trenta ore di lavoro. 5.000 lire. 4 pagliaccio. 10 ore. 24.000. Dove mi dia? 5.000. Radio, libro, promessi, sposi. 10.000 in Svizzera, 15.000 a Milano. E me la danno qui, guarda. Naso cristallo, mandorlo in plastica. Duemila lire. Questo qui porta anche scaroglia. Bestia varia. Premi. Tutto in attivo. Se becco, guarda, se becco quello che gli è venuto in mente di fare sta roba. Mago in cucina, apre le scatole, prepara maionese, fila i coltelli. Magic moment. The magic of candelit, of lifting of candelit, with thrones on candles. Ma dai al culo, c'è becco, guarda, io quello che c'ha le idee, quello che c'ha le idee fa sta roba. Mi viene nel cranio. Quattro sveglie, ho quattro sveglie io, chissà perché. Cambiali, ricordi. Ecco, un giorno mi metto anch'io qui dentro, guarda. Ah, che puttana di mucca. Puttana di mucca. Cerca, cerca. Eccoli. Bel pacchetto. Pacchetto. Azionista. Azioni. Azioni, va, va. Azioni. Un giorno mi metto anch'io qui dentro. Balsamato, va dentro lì, puttana. Cosa fai, controlli? Controlla? Caschi adesso? Lo fai fantasma? Vuoi metter paura a me? Vuoi metter paura a me? Vado a controlli! Vai, vado! Torno a controlli! Aspetta, guarda! Grazie! Poco, poi! Sì! Guarda, stai! Controlla lui! Controlla lui! Ma cosa controlli? Guarda, mamma, è scoppiato il paperone. Lulu.
Chi è? Siamo noi, apri! Non c'è il tuo babbo? Sì, c'è. Presto, sveglialo, corri. Digli che è importante. Ma cos'è che c'è? C'è un signore. La luce della gente. Un signore che vuol parlare con te. Ma che perché c'è? Ha detto che è importante. Chi è? Permesso. Ma sono lì in due o tre. E venite avanti. Scusate l'invasione. Te, papà, mettiti il paltò. Chi è? Chi va? Venite qua in salotto. Tanto adesso Lulu arriva subito. Grazie. S'accomodi. Lulu, ce l'abbiamo fatta. Lo sai che ce l'abbiamo fatta. Sei stato riassunto. Ritorni a lavorare. Sì, abbiamo firmato stanotte alle 2. Abbiamo ottenuto tutto, anche sul cotto. Sedetevi. Lulu, il tuo apporto è stato decisivo. Beh, non sei contento? Sono contento. Volete un po' di grappa? Beh, te lo dicevo, che ci saremmo riusciti, eh? Me lo dicevi. Questo è il risultato dell'unità sindacale. Pensa che è la prima volta che nella provincia riassumono un operaio, grazie, licenziato per motivi politici. È importante, no? Urca, è la prima volta. E Militina? Chi è Militina? Non l'hanno rimesso dentro. Non l'ha rimesso dentro. Ma allora erano altri tempi. Oggi siamo più forti, più coscienti. Oggi facciamo paura, Lulu, no? Facciamo paura. Lulu, hai visto? Ti sei contento, eh? Venga avanti anche lei. Vieni avanti, passi. Volete un caffè? Vado a fare il caffè, eh? Beh, allora, salute, eh? Salute. Cici. Salute. Ma è vero? Certo. Compagni operai, abbiamo riportato la vittoria sui due obiettivi che ci eravamo proposti. La riassunzione di massa e la regolamentazione dei cottimi. Ma la lotta non è finita, continua nei reparti. Controllate i tempi di lavorazione. La vostra lotta corre al buio. Oggi, dopo 8 ore di lavori forzati, uscirete. E sarà di nuovo buio! Il sole per voi! Tu sei con te? Ma sì, sono con te! Oggi! Tu sei proprio con te? Ma sì, sono con te! Se il padrone ve ne darà il permesso! Operai! Ribellatevi! Quello che avete ottenuto oggi non è dovuto ai sindacati, ma alla vostra volontà di lotta! Lottate, uniti, con noi, studenti! Il vostro obiettivo immediato è e sarà tutto e subito! Tutto e subito! Lavorate schiavi! Lavorate schiavi! Lavorate! Lei lavorate schiavi, schiavoni! Avete fatto i cattivi, eh? Vi hanno messo la catena di montaggio, vai il destino di un uomo! Ero dietro a sognare! Ehi, ma mi senti? Parlo con te! Che? Se ridrei a sognare! Sognavi cosa? Un muro! Ma hai sognato! Che dicono? Non capisco, non sento! Come? Massa ha sognato un muro! Ha sognato un muro! Massa, un muro? Ero lì che sognavo un muro! Sono morto, no? Sì! Sono morto, Morto! Massa ha sognato che era morto! Chi è morto? Ero morto, sepolto, e lì è su in Militina!
È morto Massa! Nel sogno! Militina! A un certo punto il suo militina fa! Allora! Spiega a Napoli, no? Dice che è morto! Chi? Il militina! Sì. È morto il militina! È morto al manicomio, militina! Ma no, che non è morto al manicomio, il militina! Il militina fa! Grida! Ma che dice, dice il militina? Militina gridava! Dice, ma spacchiamo su tutto, andiamo dentro! Andiamo dentro! Ma sì, spacchiamo su tutto, occupiamo il paradiso! Come? 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 Ma non lo so io questo, no? Dentro il muro, dall'altra parte del paradiso! Dice, spacchiamo su tutto, andiamo dentro! Dico, io non dico niente, non si sa mai! Io non dico niente! E insomma, una visione tremenda! Pensa che c'era uno con la testa da una parte e il corpo a 10 metri di distanza dall'altra. La visione è tremenda, guarda, come la ricordo io, guarda. E giù contro sto muro, e giù contro sto muro, e giù contro sto muro, e giù contro questo muro, e giù contro sto muro. Ehi, e il muro è andato giù. È andato giù. Te lo dico io, è andato giù. Sì, vabbè, ma cosa c'era, eh? Dietro sto muro. La nebbia c'era. Che nebbia? Buona nebbia! Sì, ma che c'era in questa nebbia? Prima niente, poi ho cominciato a guardare e ti ho visto venire su il militino. E? Il militino? Chi è il militino? Uno che è al manicomio. Poi ho visto un manuale, ho visto un pirla con un dito di meno e ho detto, ma chi è quello lì? Penso... Ma quello lì sono io, porca vacca! Poi c'era il barallo! Uno a uno siete venuti avanti tutti voi altri! Ah, c'ero anch'io, Ce l'avamo noi altri! Sì, sì, ce l'avamo noi altri! Nel muro, nel polverone, nella nebbia, ce l'avamo noi altri! Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? 3, 6, 42, eterno secolo! Ehi, Napoli! 6, 7, 42! Sette, 6, 42! Ma è lento a capire quello lì, cosa vuol dire, cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è un muro da buttare giù, lo butta giù, no? Cosa vuol dire? Ma non può chiedere cosa vuol dire, non è mai detto quello lì. Porca, cosa vuol dire? Io ho capito, Massa! Ma sono io che non ho ancora capito te, chi sei, cosa io voglio buttare giù subito capito? Il muro, ecco chi sono! Io ma c'ero! Ma lo so, mi sembra! C'ero! Ma sì, c'ero! E dov'ero, dov'ero? Nella ma nebbia! Ero nella nebbia! In paradiso! Ma, so ma perché c'è la nebbia? C'ero io! Ma non lo so se c'è neanche te! Cosa ma c'è mica sogno a Cotimo! Ma sì, cosa mi importa? Ma a te un bel sogno allora! Al manicomio io! Guarda, c'ero. Non c'ero nemmeno io! C'era nessuno! Dietro al muro, c'era nessuno! Come non detto!